Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento di Orientarsi con le Stelle, promosso da Red Lab Gallery. La puntata di oggi sarà un po' particolare, perché oggi facciamo un'intervista doppia, io e Gigliola Foschi. Gigliola, buongiorno, salve. Buongiorno, ciao a Gigliola è tutti. una critica e curatrice, nonché amica, milanese anche lei. Lavora da molti anni in ambito della curatela, della fotografia, ma anche come teorica, nel senso che ha scritto libri e partecipa a conferenze, letture portfolio, a delle pubblicazioni. Oggi però siamo qui per raccontarvi in una veste un po' inedita il nostro progetto, vero Gigliola? Sì, certo. Allora, adesso sono io che faccio l'intervista invece ad Alessia, ecco, perché Alessia per Red Lab Gallery ogni giovedì immancabilmente c'è una bellissima intervista che Alessia ha fatto a fotografi, ma anche a curatori, a persone, a poeti, diciamo a scrittori, e quindi volevo scoprire come è nata questa avventura con Red Lab e come è nato questo progetto che ha un titolo peraltro bellissimo, e quindi anche la domanda è da dove è nato questo titolo stupendo che è Orientarsi con le Allora, in questa intervista doppia che ci palleggeremo un po', parto dalla fine. Il titolo è stato suggerito nella prima delle nostre interviste, quando ancora eravamo in una situazione, diciamo, di partenza, da Alessandra Baldoni, che è stata la prima intervistata, e il titolo è naturalmente di Carver, che è un poeta, e ci sembrava in qualche modo interessante in un momento come quello di difficoltà che la quarantena stava in qualche modo creando all'interno del sistema vita di ognuno di noi nella nostra quotidianità, l'idea di poter alzare gli occhi alle stelle e andare a cercare, insomma, una soluzione al cielo potesse essere poetico e interessante. Ma l'idea delle video interviste nasce perché in primis ognuno era a casa e in modo un po', dico io, leggero ma non superficiale, come deve essere il social network, abbiamo pensato che potesse essere un'occasione molto carina quella di andare a intervistare nello studio, cioè nel luogo della creazione segreta, gli autori. Spesso sono luoghi che rimangono un po' segreti. E allora poter intervistare, andare a incontrare, appunto all'inizio l'idea era i fotografi, poi abbiamo ampliato con l'idea di poter capire e carpire qual era la loro modalità di progettualità, quali erano i metodi di lavoro che si potevano dare e farli parlare di un progetto che magari era rimasto nel cassetto per tanto tempo e in questi mesi di chiusura forzata avrebbero potuto riprendere o qualche cosa che avevano voglia e piacere a raccontare, poteva essere una modalità un po' diversa per approcciarsi con questa novità dei social, insomma, che obbligava un po' tutti noi. Adesso ti chiederei anche io una cosa, visto che sul percorso ci siamo trovate a collaborare, perché Gigliola Foschi era già la curatrice della galleria Red Lab Gallery e Gigliola ha dato un senso, una sinossi, una poeticità a quello che era, diciamo, solo abbozzato magari con queste prime interviste e che piano piano all'interno di questo percorso di 2 mesi è andato definendosi in un'idea di mostra con questo titolo. Quindi Giuliana, ti chiederei, voglia di raccontarci un po' qual è il progetto? Beh, intanto possiamo già raccontare anche un po' che cosa abbiamo fatto con la galleria Red Lab, no? Che mi sembra importante anche che le gallerie abbiano un loro percorso coerente, ecco. E quindi uno del primo ciclo che avevamo fatto era stato proprio Ascoltare la Terra, il titolo era questo. Quindi un approccio già di che indicava una relazione con la terra, un bisogno di un rapporto tra uomo e terra che non sia di semplice sfruttamento, ma invece proprio di relazione, di non solo di sostegno della terra, ma anche di relazione emozionale con la terra. E quindi avevamo fatto un ciclo di mostre in cui c'era, non so, Bruna Rotunno, Ulderico Tramacere, Erminio Annunzi e poi anche Alessandra Baldoni. Poi curiosamente, appunto, adesso queste interviste sono partite proprio da Alessandra Baldoni, Sì. che
è la persona, diciamo, che in fondo ha costruito un lavoro, diciamo, più poetico e che si avvicinava di più al discorso anche orientarsi con le stelle, no? Cioè, mentre il lavoro di Ludovico Tremacere è un lavoro forte, è un lavoro più di tipo ecologico, ecologista, cioè perché era legato al tema degli ulivi espiantati nel Salento. Quindi adesso in pratica, messe insieme queste serie di interviste, quindi sono stati anche recuperati e ripresi alcuni autori come Mario Cresci, no? Come Alessandra Baldoni, come Pio Tarantini, che oltre ad essere un autore è anche uno studioso di fotografia, direttore della rivista Fotografia e Cultura, e quindi è una persona che non solo parla del suo lavoro, ma che conosce il mondo della fotografia. Allora, adesso l'idea è proprio quella di costruire una mostra, un po' suddivisa, grosso modo, l'idea in luce, diciamo, che c'è ora, Certo. è quella di dividerlo un po' in due temi. Mi sono, come dire, ho ideato un primo titolo che vuole essere anche un omaggio al lavoro di Mario Cresci, che è un po' di cielo in terra, un po' di terra in cielo, che trovo assolutamente fantastico, che proprio è un lavoro di Mario Cresci degli anni 70, un lavoro storico, però mi sembrava proprio bella l'idea, no? Di questo cielo che non rimane lassù, no? Separato da noi, ma che ci raggiunge e in qualche misura ci guida e ci fa presente che dobbiamo relazionarci al cosmo, al cielo, no? No? Facciamo parte non solo della terra, ma anche del cosmo che ci sovrasta. Quindi le stelle che hanno sempre un po' guidato l'uomo, l'hanno orientato nella navigazione, ma l'hanno anche orientato con presagi, e quindi c'è sempre stata una relazione forte con il cielo. Allora l'idea è proprio un piccolo gruppo di opere in cui il cielo ritorna sulla terra e c'è un dialogo proprio terra e cielo. Per cui mi sono immaginata, non so, per esempio, un lavoro di Paola Mattioli, che è un lavoro che era dentro una mostra che avevo già curato tanti anni fa, e di cui poi peraltro Paola Mattioli parla proprio nell'intervista che tu le hai fatto e quindi ce l'ha mostrato, che è un lavoro Eclisse, no? In cui incredibilmente lei si è trovata a Sant'Anna di Stazzema, quindi in un posto segnato dalla Seconda Guerra Mondiale da una strage spaventosa, ma come lì c'è stato come una sorta di evento quasi miracoloso e c'è stata un'eclissi di sole e quindi lei ha fotografato questa magia proprio, no? Del Naturale. cielo naturale, no? In cui proprio la natura funziona come camera oscura e proietta la luna sul tavolo. Quindi questo mi sembrava molto bello, molto poetico. Poi adesso ovviamente sono tutte idee che vanno poi verificate, ma per esempio c'è anche un lavoro bellissimo di Edoardo Romagnoli che è Luna nel paesaggio, in cui è come se ci fosse la luna che rientra nella terra, no? E la illumina, la vivifica. Chiaramente è un'operazione anche costruita, però esprime anche questo un desiderio dell'uomo di ritrovare un incantamento, una magia, no? E una relazione con il cosmo. E mi piacerebbe anche ci fosse anche il lavoro di Occhio Magico, che aveva fatto un ciclo molto bello che si chiamava L'ora sospesa, che è del 2006-2007, in cui invece c'è proprio questo gioco di relazione tra la terra e il cielo, quindi di nuovo questo aspetto di relazione tra terra e cielo, che mi sembra oggi importante, anche come dire, proprio in epoca Covid, no? Mi sembra quasi anche questo, anche questo tipo di pandemia, un segno di un mondo, no, rovesciato, di un mondo dove non c'è stato un'armonia con la natura e quindi una natura, come dire, che si vendica dell'uomo e lo aggredisce, ma proprio perché è stata maltrattata. L'altro gruppo, diciamo, di lavori, altro titolo, Incantamenti stellari, e quindi giocare invece proprio sull'aspetto
di un mondo delle stelle che ci invita a sognare, a immaginare. A me viene in mente, per esempio, il lavoro bellissimo che era quello di John Foncuberta, che tu hai intervistato benissimo, una persona di grandissima Stato divertente. simpatia, intelligenza, cultura, e aveva fatto un lavoro bellissimo che si chiamava, adesso lo traduco, Miracoli et Co, no? In cui praticamente lui diventava una sorta di un sacerdote ortodosso che faceva miracoli strepitosi, no? Ecco, e quindi di nuovo questo sacerdote che si poneva in relazione con la divinità, col cosmo, e succedevano cose mirabolanti. Ecco. Ma anche per esempio il lavoro di Alessandra Baldoni, no? Che con questo suo lavoro Atlas costruisce sempre delle relazioni molto poetiche, no? Tra un'immagine e l'altra. Per esempio, in una in cui aveva avuto la possibilità di fotografare Galla Placidia, e proprio il soffitto di Galla Placidia è una volta stellata, no? Fatta di mosaici. Poi, peraltro, c'è anche il lavoro di Pio Tarantini, che è anche quello un lavoro delizioso, che si chiama Cosmogonie, no? Che è un lavoro in pratica di still life costruito, però tutto giocato su queste figurine che sono immerse nel cielo, e in questo cielo appaiono pianeti misteriosi, no? Che dominano le persone. Quindi l'idea proprio di qualcosa di un po' magico, perché in effetti, come dire, in questi tempi prosaici, in cui siamo, no? Così Diciamo. deprivati della fantasia, della possibilità di, perché la fantasia emerge anche laddove hai delle esperienze, delle possibilità di respirare l'aria, di muoverti, di immaginare, eccetera. Se sei chiuso in casa, vieni come in pratica oppresso anche dalla quotidianità, ma anche sempre dall'ansia. Il Covid sta diminuendo, l'epidemia sta scendendo, sta salendo, se saremo di nuovo chiusi, saremo aperti. E quindi ci sembrava un bel messaggio da lanciare per una, speriamo, riapertura con uno Sì, sguardo verso il futuro, ecco. ma infatti in qualche modo diventava anche divertente andare, no, a trovare un fil rouge che fosse quello che tu ci hai appena raccontato. Mi viene in mente quella ad Antonio Prete, che è stata una delle ultime fatte, cui naturalmente c'era anche tutta una possibilità di ricercare nelle domande delle risposte che si orientassero già verso le stelle, per riprendere il titolo della rubrica, o che comunque andassero a lavorare già in quella direzione. Poi ecco, tantissimi fotografi ormai per fare i loro progetti fanno proprio degli studi, addirittura studiano filosofi, studiano libri geografici, fanno approfonditissime ricerche. E allora proprio una tendenza della fotografia che non è più vado in un posto e fotografo, ma prima mi documento, prima studio, leggo magari il poeta, leggo il romanzo che è stato scritto su questa cosa. E quindi tanto più quindi diventa importante che anche nei talk, anche nei dibattiti, la fotografia esca dal suo ambito chiuso, ma trovi proprio questa relazione interdisciplinare. Quindi mi sembra che quello che Alessia e la Red Lab ha cercato di fare, che cercheremo di fare, è proprio quello di ricostruire delle connessioni tra la fotografia e le altre arti, che è anche poi uno degli obiettivi della rivista di Pio che dirige Pio Tarantini, che è Fotografia e Cultura, che vuole essere proprio un dialogo tra cinema, letteratura, poesie, eccetera. Quindi invitare proprio il poeta, lo scrittore. Antonio Prete è stato docente per tanti anni all'Università di Siena di letteratura comparata ed è stato uno dei principali studiosi di Leopardi, e poi aveva scritto anche proprio questi libri dal titolo proprio Prosodia della natura, che mi sembrava proprio molto significativo rispetto al nostro progetto. E crediamo intanto che questa visione trasversale che stiamo dando con le interviste, ripeto, abbiamo intervistato fotografi, ma anche la Renata Ferri, Giovanni Pelloso, appunto Antonio Prete, quindi persone che sono anche teorici o che si occupano di vedere il senso di questo viaggio nel contemporaneo delle immagini. E speriamo di riuscire proprio
a mettere assieme io, te e Lucia a costruire un bel pool di ragazze, diciamo, no? Per riuscire a costruire una bella mostra e possibilmente anche un libro catalogo, ecco, non tanto il catalogo della mostra, quanto un libro che contenga anche le immagini della mostra, ma che sia anche un momento di riflessione, di apertura. Di apertura, perché mi sembra quello più interessante oggi è non è dire delle verità, no? Ma porre delle domande, indicare dei possibili percorsi in modo tale che si aprano, come dire, delle discussioni, degli input positivi in direzioni che ci sembrano fondamentali non solo per l'arte, ma anche per il nostro futuro di umani sulla Terra. Esattamente, credo di essere totalmente d'accordo con te e invito naturalmente tutte le persone che ci hanno seguito in questi mesi a continuare, insomma, a restare con noi, a seguire il canale sia YouTube che Facebook di Red Lab Gallery, perché come vedete stiamo lavorando per queste mostre che stiamo cercando di strutturare. Quindi vi ringrazio come al solito per il tempo che ci dedicate. Ringrazio Gigliola per aver Grazie a partecipato con te, me. grazie a voi e a tutti. Saluto tutti quanti e ci vediamo con il prossimo appuntamento. Seguiteci, Ciao! ciao!